Professor Gianluigi Giannelli, direttore scientifico IRCCS De Bellis di Castellana Grotte. Professore, qual è il risultato di questa ricerca sul cancro alla colecisti? Il cancro alla colecisti, noto anche come colangiocarcinoma, è un tumore raro, tuttavia in aumento in tutti i paesi occidentali negli ultimi anni, sebbene non siano ancora note le cause di tale aumento. In realtà uno dei problemi principali è la diagnosi tardiva, che impedisce nella grande maggioranza dei casi un approccio chirurgico. La terapia medica attualmente è estremamente deludente per i risultati che si ottengono. La chemioterapia non funziona e i farmaci più nuovi trovano una possibilità di intervenire in una percentuale massimo del 10%. Ecco quindi l'importanza di capire quali possono essere le strategie per disegnare dei nuovi approcci terapeutici. Questa ricerca, che va avanti da quasi 5 anni in realtà, finanziata dall'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, ha voluto puntare sul collegamento molecolare che avviene fra le cellule francamente neoplastiche e le cellule che si trovano subito intorno, nella periferia per così dire, delle cellule neoplastiche con le quali loro dialogano. Si scambiano messaggi, si scambiano dei veri e propri pizzini che fanno sì che questo tumore sia particolarmente maligno, particolarmente aggressivo. Quindi una vera e propria associazione a delinquere nei confronti del paziente. La strategia è stata, una volta individuato quindi la presenza di questa corrispondenza molecolare tra le cellule, è stata quella di bloccarla attraverso un approccio farmacologico. Abbiamo dimostrato che se noi riusciamo a impedire lo scambio di queste informazioni, il tumore cresce molto più lentamente, è di dimensioni più piccole, e questo è dovuto al fatto che le cellule neoplastiche perdono la loro capacità di riprodursi, dunque di proliferare, con ovvie conseguenze positive in questi modelli sperimentali e quindi con una possibile speranza di disegnare nuovi farmaci una volta che è stato individuato il target farmacologico.